Silvio spaventa nella storia dell'Italia Unita. Patriota e politico italiano, Spaventa nacque a Bomba in provincia di Chieti il 12 maggio del 1822. Presentate questa mattina le giornate di studio nel bicentenario dalla nascita dell'insigne statista dell'Italia Unita. Alla conferenza svoltasi nella sede del Palazzetto dei Veneziani a Chieti hanno partecipato Stefano Trinchese, prorettore dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, il presidente della Fondazione Spaventa, Raffaele Bonanni, Enzo Fimiani, docente di storia contemporanea presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne della D'Annunzio, e Filippo Di Giovanni in rappresentanza della provincia di Chieti. Professore, l'assenso dello Stato, no? Di Spaventa era particolarmente spiccato, direi rara avis, se vogliamo. Esattamente, no? Oggi latita nella politica nazionale, dove sentiamo toni troppo elevati, eccesso di sensazionalismo, un uomo che seppe stare con i piedi per terra, interpretare il ruolo che la storia gli dava, un grande patriota, un grande ministro, realizzatore delle infrastrutture ferroviarie, anticipatore di problemi quali quelli della sanità, dei trasporti, della scuola che all'epoca latitavano e che ancora oggi ci fanno riflettere. E soprattutto un uomo incorruttibile, altra caratteristica rara, come lei ha giustamente osservato, perché scrisse al fratello non appena arrivato nella capitale: qui è tutto un rubacchiare, tutto un approfittare, bisogna sterzare in un'altra direzione. Assolutamente un personaggio senza dubbio illustre. Che cosa ha rappresentato secondo lei? Ha rappresentato quello che era lo Stato moderno. Noi vorremmo in questa serie di conferenze che faremo in giro per l'Italia nel 2022-23 a Roma, a Napoli e anche in Abruzzo, a Chieti, a Pescara, a Teramo, organizzata dalla Fondazione Spaventa e dalla nostra Università Gabriele D'Annunzio, un uomo che seppe rappresentare lo Stato moderno, lo Stato che non voleva lasciare nessuno indietro. Ai noi, nei fatti, lasciò anche tanta gente indietro, pensiamo agli emigranti, pensiamo ai problemi sociali, ma perlomeno ci provarono. Oggi l'impressione è che lo Stato invece voglia lasciare indietro la gente, pensano alle grandi problematiche internazionali e non pensano agli italiani e ai loro problemi. Ecco, Silvio Spaventa seppe interpretare questo, mettersi davanti ai problemi degli italiani per cercare di risolverli.